Un po' di tempo fa c'era un mio amico, c'è ancora un mio amico, qui a Treviso, proprio dove siamo, qui a Treviso, che è stato un ottimo giocatore di tennis qualche anno fa, che si chiama Andreas Fink, anche lui alto tesino, che mi dice: guarda che abbiamo un ragazzino che gioca molto bene. Dico: vabbè, adesso un ragazzino, con quanti anni c'ha? Dice: c'ha 16 anni. Dico: vabbè, è piccolo però. Dice: guarda che però matura molto presto, perché non gli dai un'occhiata. E allora a un certo punto vado a dargli un'occhiata, lo vedo giocare in televisione, perché non l'ho mai visto giocare dal vivo, e sono rimasto sbalordito, perché è un ragazzo, si chiama Yannick Sinner, è un ragazzo veramente con un grande talento sul serio. Se voi lo vedete, sembra ancora una creatura, come dico io me lo posso permettere, sono nonno, ancora non c'ha tanti muscoli, è molto alto, ma in campo sta come un giocatore maturo, professionista, ormai da 10 anni. Ma non è solo quella la caratteristica, che già è molto importante, che fa la differenza, come uno sta in campo. Cioè lui sta in campo veramente come un giocatore che sono parecchi anni che è nel circuito internazionale, e invece lui ha fatto un po' tutta la gavetta, la sta facendo tuttora la gavetta. Che ha come caratteristiche tecniche? Gioca bene sia il dritto che il rovescio. Il dritto mi piace un po' meno perché lo strappa un po', però lo controlla molto bene. Cioè, se uno lo vede giocare, proprio un po' a prendere un po' il pelo nell'uovo, così dice: però sto dritto un pochino. No, invece lui riesce molto a compensare molto bene, perché c'ha talento. Rovescio fantastico, servizio molto buono, servizio gioca bene sia la prima a tutto braccio, tira sempre la prima a tutto braccio, e anche la seconda è molto profonda. Quando parlo della seconda di servizio, dovete pensare che oggi i giocatori hanno una risposta pazzesca, perché con queste racchette, perché giocano un po' in anticipo. Lui invece non consente quasi mai, ma ai giocatori quelli veri, di poterlo attaccare sulla seconda di servizio. Per cui servizio molto buono, prima e seconda, dritto buono, rovescio ottimo. A rete se la cava molto bene, dovete pensare che c'ha 18 anni, per cui non è che ha giocato tantissimi anni, no? Però se la cava in tutte le maniere. Però quando lo vedo giocare mi sembra di vedere un giocatore esperto, cioè un signore che non ha 18 anni, ma ce n'ha 30, e che ha giocato nel circuito per tantissimi anni, che ha vinto, che ha perso, ha vinto me. Questo ragazzo è probabilmente il miglior talento che io ho visto ultimamente nel circuito internazionale, e credo che lui l'anno prossimo farà un salto. Adesso è entrato nei primi 100, io credo che l'anno prossimo lui possa fare un salto molto importante, anche perché batte i giocatori che sono a metà classifica nei 140-145, cioè è una grande sorpresa. Anche lui viene, come Andrea Seppi, dal profondo nord, come si dice, probabilmente anche le caratteristiche, perché anche Andrea Seppi era un giocatore molto in campo, perfetto, molto ligio, molto, molto preciso, molto, come posso dire, stabile, in inglese si dice steady, molto sul pezzo, diciamo. Ecco, lui ha le stesse caratteristiche. E poi mi sembra anche, io ho sentito in qualche intervista, è quello che mi ha stupito, è maturo e anche simpatico. Con Fognini, con Berrettini e adesso con Sinner, abbiamo una squadra non forte, fortissima, perché non ci sono punti deboli. È un peccato che la Coppa Davis, quella tradizionale parlo io, l'hanno cambiata, però insomma credo che la nostra squadra è tra le prime
due o tre squadre al mondo in questo momento qui, potrebbe rivincere la Coppa Davis, io lo auguro, almeno la smetteranno di dirci, sono tanti anni che non si vince la Coppa Davis, e sembra quasi che sia colpa mia o dei miei compagni di allora.